queste sono le uova che ho dovuto togliere a Bianca perché non erano buone e lei si sarebbe stancata inutilmente. Metterò ancora un pochino per ricordo e poi le butterò via. Lei per ora è un po' nervosa perché naturalmente gli è cambiata la situazione. L'ho levata lì da dentro la scrivania dove era incassata e l'ho messa accanto agli altri. E ora niente. Sta qui davanti alla finestra, c'ha tanta luce, non gli manca niente. A parte una bella voliera che gli ci vorrebbe davvero. È una cocorita bellissima, che secondo me però non è alla sua prima cova. Cioè, nel suo passato c'è qualcosa che non mi hanno detto. Secondo me lei aveva già avuto uova, perché poi 7 uova senza nemmeno il maschio come prima cova mi sembra una cosa veramente assurda e impossibile. Quindi diverse cose secondo me me le hanno nascoste. È un'albina meravigliosa, bellissima. Non è più aggressiva come prima. Suo maschietto è bellissimo e forse è troppo giovane, forse per questo le uova non erano ingallate. I suoi accoppiamenti sono stati dei goffi tentativi di un principiante e basta, secondo me, comunque. E ora speriamo che le passi questo nervosismo, che le rinfrescano le pinne del petto perché è un po' spennata, perché a forza di covare l'occhio, anzi, forse le strappava anche per fare il nido. Questa è la Lola che non fa niente, non si sa perché. Però non mi sembra che stia male tutto sommato questo povero maschietto. Però si sono accoppiati, non si sa perché, ma questa cosa strana è accaduta, non l'avrei mai creduto. La Lola, ripeto, ha 5 anni, arrivò in condizioni disastrose. Ora, insomma, rispetto a prima è molto meglio, però non ha combinato niente. E questa è la Bianca, come sapete, che tratta il 6 di novembre del 2013 in casa mia, ha sfornato 7 uova, una più barlaccia dell'altra. Vedete, un pochino spennata nel petto perché a forza di covare è logico, no? Ma le ricresceranno. Beh, queste sono le ultime novità. E con questo vi saluto. Questa è la finestra, questo è il luogo dove erano prima, praticamente incassati qui dentro. Cocorita, cocorita bianca. Vai, si può chiudere.